possiamo leggere situazioni che per noi sono caotiche, dobbiamo trovare una spiegazione. Quindi se quella spiegazione non la leggiamo nella situazione, la dobbiamo costruire e la inventiamo, ricorrendo appunto a fantomatiche entità che stanno dietro, sono no, invisibili, e che però ci fanno capire, tra virgolette, la situazione. È piuttosto complicata la faccenda. A proposito di compensazioni, mi viene in mente la questione delle paleoliche, perché sui territori dove esistono queste paleoliche, poi le persone vengono, diciamo così, hanno come un affitto. Però anche questo, ti volevo chiedere appunto questa cosa, cioè non ritieni giusta questa metodica, perché poi in effetti si costringe, si compra il fotovoltaico, invasivo, capito? Però è come se tu comprassi, sì, le persone, in questo senso è dannosissimo, perché compri anche, le fai partecipi con, magari con la questione dell'affitto del terreno, che loro magari tengono così industrializzato, dice beh, da così a coltivazione ci metto la mare eolica, mi frutta, però poi è una devastazione del territorio. Quindi, cioè, qui è una questione compensativa ma anche etica, cioè tu compri le persone. Assolutamente. Questo è un disastro. Ma anche TAP ha cercato di farlo, è andato a sponsorizzare tutta una serie di eventi sul territorio, che era chiaramente un modo per comprare, tra virgolette, il consenso. Il consenso, una prima fase acquisito e acquistato anche territori, terreni, no? Certo. No, ma per questo appunto il discorso delle compensazioni è, ci sono, cioè, un danno paesaggistico come quello delle paleoliche può essere compensato da un aspetto economico. Poi il punto è che, diciamo, questi sono processi che andrebbero appunto gestiti da un'autorità pubblica, perché l'autorità pubblica per mandato ha, no, il compito di proteggere il bene comune, cioè di fare il bene di tutti, non il bene dei singoli che intascano la compensazione, che invece proprio ha di persone la rete, diciamo, fuori da ogni controllo, c'è, cioè, proprio la logica di scambio in senso negativo. Però pare che in nome della globalizzazione queste autorità che ci dovrebbero essere, come se venissero in Italia, no? Pensavo mentre lì prima stava parlando, allora io ricordo che nell'anno 80, prendiamo un aspetto culinario, no? Le famose fave con la cicoria, scandalo, quella è una cosa del passato, che si deve andare al ristorante per... In quel periodo cosa c'era? Avevamo ancora una entità nazionale, probabilmente non si viveva tanto questo scontro tra il locale e lo statale, perché veniva considerata una cosa propria. Adesso invece non è più locale statale, ma è globale locale. Allora a questo punto ognuno ha detto no, le fave con la cicoria fanno parte della nostra tradizione. Si va oggi al ristorante, perché non c'è più la nonna in grado di cucinare, a mangiare le cose, le fave con la cicoria. Ed è sorprendente, io mi sorprendo. Ma chi ha passato i 50 anni ci troviamo con questa situazione particolare. Non so di questa cosa, però è evidentemente il discorso di questo globale che è ineffabile. Che significa globale? Che sta facendo emergere di nuovo tutte le località. Non è una questione di è globale. Sì, il positivo, non sempre il positivo. No, non dico che si tratti di una cosa. No, però la mia sì, questa è una dinamica, un'analisi. Ma una valorizzazione culturale, una consapevolezza del portato del territorio è assolutamente positiva. La stessa cosa lo dico. Io ricordo, ero bambino. Lo dissi in cuore che ci avevano bene, no? L'idea di ripiantare l'albero secolare è un'idea che almeno di 20 anni, altrimenti prima no, quello si taglia e si mette il pianto nuovo, adesso no, si deve recuperare, li hanno messi dovunque, e quando invece ci sono gli olivi, li hanno comprati per... Quindi, non so, sono di progetti tanto. Se li prende qua, ti devi dire a cosa stai pensando, perché sembra che fai delle conclusioni da prendere. No, non conclusioni,
far riemergere. Non premesso, non è, io non comparteggio, è un'analisi in generale e avendo visto queste fasi mi chiedo, no, come questi cambiamenti poi possono anche su noi stessi influire, perché è proprio completamente diverso il modo di approcciarsi alle stesse cose. E mi volevo ricollegare, ci dovrebbe essere l'autorità pubblica, però questa autorità pubblica cosa fa? È inibita dall'Europa. L'Europa a sua volta è inibita da... C'è un collega, l'autorità pubblica è senza valle, quindi poi deve dire c'è l'Europa. Però ci sono, me lo dovevi dire. Si parla tanto, no, della crisi degli stati nazionali, diciamo, e anche questo un tema. Gli stati nazionali con due guerre mondiali ci hanno insegnato che non sono una formula più da tenere in considerazione. Con due guerre mondiali possiamo dire che il sistema stato nazionale l'abbiamo più che superato. Ma nello stesso tempo andiamo incontro a qualcosa di nuovissimo, lo Stato globale. Correggere? Uno squilibrio mostruoso. Sono venute fuori da un letto delle utopie o eutopie, insomma, quali la federazione degli stati che vorrebbe essere, speriamo che diventi l'Europa. Dall'altro c'è stata una riscoperta appunto di tutti i localismi, compreso da un punto di vista linguistico. È uscito adesso un libro di Giuseppe Antonelli, la volgare, l'eloquenza volgare, in cui parla appunto come ci sia stato anche questo tentativo da parte della Lega di far passare, di mettere la Costituzione che bisogna tutelare, cioè che insomma nell'insegnamento ci sia anche la lingua, il dialetto, come. Poi dopo il paradosso era che non è solo il milanese, ma tutti i dialetti, e quindi diventa. Poi diciamo, questa rischia di diventare una noi abbiamo una deriva, noi abbiamo le elezioni, bene comune, veramente che comunque fanno elezioni, devo mettere sul bene comune anche tutta la Grecia, c'è, cioè, sì, solo questa cosa. Noi abbiamo un vivo che è un'identità che era quasi tutto per lui, perché è stata recuperata anche attraverso l'insegnamento come patrimonio. Ecco, quando poi viene a dimostrare che il patrimonio culturale è un patrimonio, sì, è poi culturale un termine che è patrimonio, da interpretazioni varie, ma è un'appartenenza, una comunità di valore, se culturale diventa pericoloso, no, non è pericoloso, è come si avvicina, ma non è pericoloso, perché se per culturale intendi ciò che è fatto dall'uomo e non dalla natura, quindi non, per cultura non si deve intendere l'alta, culturale è un vaso che è stato fatto, ma considerate quello che è fare con le 50 anni, nei 50 anni, ecco, per entrare nel discorso delle fave. Io sono vissuta negli anni 60 e quindi c'era la tradizione del panino, i più avevano invece del panino la merendina, e che sembrava un vantaggio rispetto a quelli del panino. Quando i miei figli sono andati a scuola, io davo il panino con il pomodoro, ecco, e consideravo invece i figli dicevano, no, gli altri prendevano i pezzettini di panino. E perché c'era anche il, come dire, far passare, si passava il messaggio che i privilegiati potevano acquistare. Sì, sì, poi dopo c'è stata la controtendenza, io ho pensato che era quello il senso. Infatti, e non quello di andare a prendere la prossima. C'è un gesto che noi facciamo,
un'azione che facciamo che non passi attraverso o l'accettazione di ciò che fanno gli altri o una nostra capacità. Però poi ti passava i bambini con i quattro salti in padella, erano genuini, erano buoni, erano tutti felici, erano una faccetta ridente, e quella doveva essere l'aspetto buono della vita. No? Una pubblicità che ha imposto anche un modo di dire che la famiglia del mio piano con una genuinità artefatta, ecco, quello del genuino, del felice se subordinato. Qua bisogna anche pensare che ci sono dei miti, per esempio uno è il mito della natura, adesso se noi allora non possiamo più toccare nulla, perché invece tutto dove viviamo noi lo rendiamo antropico. Ma un altro mito, che sono contento che sono dei giovani, che secondo me proprio è stato deleterio in questi anni, e loro l'hanno subito ancora più di noi, ma fino a un punto, è quello della genuinità, diciamo dell'immediatezza. Quasi abbiamo tutto ciò che è la sincerità, dire quello che uno pensa, l'immediatezza, fare quello che sa del mondo. Pare che spesso siamo condizionati da un'immediatezza che ci viene calata dall'alto, quindi pensate all'abbigliamento e siamo tutti schiavi. Passo al poco che. Però se noi rinunciamo invece alla mediazione, cioè alla riflessione su tutto ciò che facciamo, allora veramente cadiamo in questa deriva di cui si parlava. Volevo fare detto ciò del mito della natura, però c'era il fatto che a un certo punto non so chi abbia fatto riferimento per esempio al Papa, no? E credo che ci sia anche la riflessione profonda sul fatto che noi che modifichiamo la natura la facciamo in maniera irreversibile in molti casi in questo tipo di esercizio, quindi una responsabilità di ognuno di noi sull'aspetto del nostro vivere con gli altri e con la custodia del creato, che era come dire un diretto magistero, ma adesso c'è una comunicazione anche più semplice. Secondo me è di estrema importanza, non deve essere mitizzata perché non è artificiale come concetto, ma rientra poi nel fatto della DAP, rientra in tutto. C'è una sottile di, non so se come sono, aspetta bella mia, qui c'è tutta una questione particolare, perché quell'armonia di cui parlava la prima signora, non so se è consapevolmente, era legata fino al punto in cui l'uomo era immerso nella natura. Pensiamo a come si rappresentava anticamente sui graffiti. Rappresentava se stesse gli animali, stessa grandezza, tutti in un ambiente. Quando ha acquisito consapevolezza di sé e ha capito che si poteva ergere rispetto alla natura, perché era, no, egli stesso misura, ricordiamoci dell'uomo misura, no? Di tutte le cose, come fa a non avere l'impatto sulla natura? Cioè necessariamente ergendosi sulla natura trasforma. Poi il discorso dell'impatto, quello è un aspetto culturale più sensibile che è recentissimo, no? Quando, però proprio il senso di dire io posso, no, dominare su uno, completamente cambiare la visione del mondo, l'approccio. E poi su questo, forse non so per il professore, si innestano tutte quelle famose dicotomie che stanno alla base del pensiero filosofico, no? Il psicologo mi dice come fate voi a mettere tutte le dicotomie
natura, uomo, mente, corpo, no? Che noi in psicologia cerchiamo invece di ridurre, di togliere, però questa è una costruzione che nasce, no, da queste parti. Ecco perché, non lo so, professore, lei voleva, perché facendo riferimento alla natura, nella mente, sempre critici, nel senso positivo. Non so lei, professoressa, cosa ne pensa a proposito di questo, di quale aspetto? No, di quest'ultimo, no? Allora, mi sono un po' persa della grandezza del tema. No, allora, il punto è questo. Fatto rivedere. Sì, adesso non so se colgo proprio l'aspetto specifico, però appunto questo ritorno, diciamo così, alla terra, alle origini, al locale, al recupero, no, delle lingue che non ci sono più, che come giustamente secondo me dicevi tu, è una delle dinamiche, diciamo, di questo processo più grande che la globalizzazione. Questo è un fatto, diciamo, ubiquitario, non è salente, cioè, così ovviamente in tante parti del mondo ha un suo rischio, cioè ha una sua possibile deriva, che era un po', noi, per esempio, della tutela delle cosiddette minoranze linguistiche o dei dialetti, cioè ha una deriva che è una deriva di chiusura, no? Allora, che è una deriva. L'altra, secondo me, è una difficoltà a inquadrare in un processo storico l'evoluzione, perché, diciamo, le lingue sono morte, sono scomparse, sono cambiate, le vegetazioni sono cambiate, no? Adesso tutta questa tragedia degli ulivi, della xylella, è chiaramente una tragedia che tanti ulivi muoiono, ma nel corso della storia di lunga durata, ma i paesaggi cambiano, si trasformano, cioè, come dire, serve un senso della relatività, no? Sempre, che ci aiuta ad avere la misura, secondo me, quindi a non enfatizzare né la bellezza, no, quindi a non mitizzare il locale, a non demonizzare il globale o viceversa, cioè, perché appunto uno dei rischi che io poi intravedo in questa enfasi del locale, in tutte le cose positive che ho detto, no, che riguardano appunto la costruzione dell'identità, lo sviluppo, detto, sono tutte vere, però ogni cosa ha la sua, diciamo, il suo rovescio, e a quel rovescio, cioè, per tenere a bada quel rovescio, cioè avere il senso della relatività, avere la visione storica, cioè l'idea che le cose cambiano, non possiamo pensare che, diciamo, noi adesso possiamo riprodurre le fave cicorie o il grigio di 100 anni fa, non potranno mai essere la stessa cosa, sarebbe ingenuo pensare, perché poi diventano finti, come la taranta, quello siamo, cioè non sono più genuini, anzi sono il contrario, diventano artefatti. Dai nimbi siamo passati a no, giustamente. O anche tornare ai limbi, ma di altri territori, di altre dimensioni, quello che succede, è successo adesso con gli indiani d'America in questi ultimi mesi, o quello che da anni si dice della Amazzonia, insomma, quindi c'è. Dei Latini americani. Però anche la lingua, essendo un organismo vivente, si trasforma, e si trasforma anche per questi impulsi politici. Comunque, quindi questi movimenti che dovremmo chiamare in un altro modo, che hanno degli aspetti positivi sia nel momento in cui sorgono, ma ne hanno tanto altri nel momento in cui agiscono, quindi
sono movimenti che sicuramente fanno aumentare la partecipazione della vita dei cittadini, quindi se non altro bisognerebbe prenderli come modello proprio nella norma, cioè non dovrebbero sorgere solo in certi momenti, dovrebbero. E sono anche dei laboratori di partecipazione nei casi migliori. Con grande trasversalità. Molto trasversali. Un recupero di una consapevolezza, di una percezione assolutamente positiva. E beh, pensa un po' se ci fosse stato il NIMBY per la metropolitana di superficie che ce l'hanno passata come. Ecco, poi sono proprio questi aspetti delle comunicazioni, no? Quello prima di far accettare il messaggio che noi siamo il centro, però c'è intorno un reticolo di paesi che sono comunque nel nostro comprensorio sono parte. E quindi andava molto bene e veniva visto poi nel nostro, nella nostra visione, assumevamo come importante, quindi nella consapevolezza che si sta facendo una cosa buona, la consideravamo una cosa buona. E poi invece poi c'è stato tutto quel gioco delle carte e non c'è stato nessun fenomeno di contrapposizione se non una raccolta di firme che propongono, no? Quello di smontare tutti questi vari. Lei voleva dire una cosa? No. Fino a che punto mi chiedo, perché io nella mente non so se è questo, no? E riguardo alla partecipazione un po' di tutti, che si è verificato in particolar modo con l'ingresso delle tecnologie, della multimediatica. E allora, una persona che oggi usa con una certa dimestichezza le risorse della multimedialità, quella stessa persona 10 anni fa, 20 anni fa, piuttosto 20 anni fa, mi veniva a chiedere e mi dice il significato di questa parola e io gli rispondevo, ma guarda, prendi il vocabolario e lo puoi trovare. Dice, ma no, io non sono andato a scuola, tu sei andato a scuola, il vocabolario lo devi usare pure. Allora, non prendeva il vocabolario fisicamente cartaceo, adesso perché affermava di non capire come non poteva capire l'Iliade, l'Odissea, un testo scientifico di qualsiasi tipo. Adesso, poiché il testo si è smaterializzato e c'è l'aiuto della tecnologia che magari digita il testo da un'età che te lo dà, questa persona pare che capisca tutto. A destra. Mi pongo delle domande, dico, ma è possibile che la stessa persona, senza essere passata attraverso un filtro, perché magari se fosse andata a scuola, allora direi ha acquisito i mezzi per, ma semplicemente solo con una rete, poter dire oggi sì, uso il vocabolario che prima non usavo, mi approccio al testo. Allora, da questo un'analogia per dire fino a che punto, no? La partecipazione di tutti in maniera indiscriminata, aggiungo, non di tutti così in generale, ma di tutti quelli che non hanno gli strumenti, perché questo è il punto sul quale magari abbiamo equivocato, no? Il tutto a tutti così, a mio modesto avviso, non ha senso. Tutto a tutti quelli che hanno la possibilità di... La professoressa è esperta, no? Lo ha scritto anche sulle assemblee, sulle assemblee partecipative, quindi magari ci può dire qualcosa. No, peraltro stai ponendo una questione enorme che diciamo, è la questione appunto se il suffragio universale sia un bene. Alla fine sta dicendo. Se vogliamo arrivare lì. Ma questa è l'implicazione di quello che stai dicendo, no? Cioè che non tutti hanno le competenze, gli strumenti per poter votare, parlare. Allora, il che, come dire, da un punto di vista empirico e probabilmente è vero, no? Però secondo me, come dire, bisogna mescolare i livelli e le competenze, che è quello che succede in queste situazioni. Cioè il singolo individuo che non ha gli strumenti da solo non li avrà mai gli strumenti,
tira un sacco di stupidaggini. Quell'individuo dentro un processo collettivo dove si confronta con soggetti che hanno le competenze, perché diciamo l'eterogeneità, la parola chiave è l'eterogeneità, cresce, può crescere, non cresce necessariamente, però può avere quella struttura di opportunità che gli permette di crearsi quegli strumenti, sicuramente di aumentare le conoscenze, l'informazione, di coordinarsi cognitivamente, dico, con gli altri, quindi di provare a innestare un processo di ragionamento. Cioè, questo però può accadere solo in una dimensione collettiva, cioè se lasciamo l'individuo da solo probabilmente non succede niente, o forse peggiora, perché poi l'individuo si autoconferma in se stesso, in quello che pensa e quello che crede, se non ha, la possibilità di interagire con l'altro. Però un processo collettivo, in particolare appunto quando la composizione eterogenea e trasversale, dove diciamo, c'è un dislivello, questo aiuta le persone collettivamente a crescere un po' in competenze, in strumenti, in dubbi, in critiche. Cioè. E gli strumenti che a suo parere interattivi in questo allora, ambito hanno apportato un aspetto positivo? Tutte e due, sicuramente, perché il problema dell'utilizzo di queste tecnologie è la capacità di filtrare l'informazione, che non sta nella tecnologia, ma sta nella testa delle persone. Sì. Però da una parte appunto comunque T e C permettono l'accesso a una quantità di informazioni che prima era inimmaginabile, e questo anche per chi non ha studiato è comunque un vantaggio, però appunto questo va corredato poi con una capacità di distinguere. Ci sono tutte e due questi elementi. Dal punto di vista di un'analisi, no? Sì, ci sono entrambi questi elementi. Perché l'aspetto positivo è che del voto, secondo me bisogna pensare che non c'è un fumo che vota bene, un voto che fa male. Cioè, a mio avviso, nella democrazia, in cui ha più deve avere più importanza la forma della sostanza, contano i numeri e non altro. Certamente io politico o io persona che pensa, quindi quasi tutti qui, scherziamo, e dobbiamo cercare magari di far conoscere, cioè appunto in questo ambiente eterogeneo, che secondo me è veramente un'acquisizione importante, perché magari uno insieme a 50 medici non è che acquisisce tanto da un punto di vista di competenza medica, ma una persona, tante persone insieme a qualche medico magari cominciano. Quindi però è importante che si rispetti veramente il gioco nella votazione, nell'elezione, che si faccia, sì, uno si faccia responsabile di questa, penso che faccia parte proprio di una cittadinanza attiva, di dire quello che pensa, di farlo capire anche a chi ha meno strumenti e di dare degli strumenti, no? Dopodiché non possiamo giudicare chi ha o no la capacità di votare, salvo certi limiti estremi. Il tuo discorso mi sembrava, come aveva notato subito, che rischiasse di portare a... Sottolineo, non pensavo a quell'aspetto. Ah, però... No, non lo pensavo, se poi dietro le righe si arriva a questo, no. Ma pensavo all'altro, io lo mettevo piuttosto su un piano brutto, cioè guardo a quello. Forse sul piano delle competenze, per esempio. Sì, è rischio. Non è che siamo tutti competenti nel momento che abbiamo più informazioni, siamo competenti di loro. Il discorso, no, di come sia stata sostituita la cartolina con la stagione WhatsApp, piuttosto che un incontro come questo di oggi con una comunicazione su Facebook, oppure il piacere di stare insieme con un'amica o con un paio di amiche, piuttosto che quella di mettersi a giocare un racco
di giallo spirituale, però questo della comunicazione è differente, non parlo di questo. Quello. Bisogna tenere insieme l'uno e l'altro. Sì, sì. Secondo me. Cioè il virtuale non è il reale, ecco questo. Comunque non lo può sostituire. Non lo sostituire. Io penso che non, per essere veramente reale, il reale deve diventare virtuale. Cioè, finché non passa attraverso certe e paradossali, però certe cose, lì deve passare attraverso la trascendenza. Non deve avere. Io penso che nella percezione comune, finché certi messaggi non sono passati attraverso questi strumenti, sembrano non essere reali, no? Tant'è che a volte diciamo è vero, perché si diceva, insomma, è stato detto in televisione, oppure l'ho letto su Facebook, su internet. Adesso sì, ci siamo un po'. Era un paradosso. Il virtuale è una proiezione del reale, no? Adesso il virtuale come proiezione del reale. Come proiezione, sì, sì. No, il discorso della trascendenza non sono d'accordo, no, vabbè, stiamo parlando di un'altra dimensione, sì. Un'altra dimensione, per alcuni può essere vero, ma per alcuni su questo si può discutere, sì. Però adesso forse non è. No, non è il caso di aprire. No, ma no, era la battuta per il fatto di quale virtuale si parlasse. Ecco. No, anche perché sono tutti i termini questi. Questo impoverimento della comunicazione. Un significato che mette le loro radici va molto impoverimento delle relazioni. Cioè, no, si stabiliscono rapporti e ci si lascia andare sui. Vero? Guarda, non è che, secondo me, non è che il conoscersi in altri periodi della storia sia avvenuto in maniera molto più virtuosa di quanto non avviene oggi virtualmente. Cioè, a volte tanti matrimoni, perché sono stati combinati, sono ancora combinati. Per cui, se abbiamo un po' più buon senso e la capacità che professore, il ratto delle sabbie. Il ratto delle sabbie. Forse è vero. Ma a prescindere, il senso del mito, chiamiamolo mito, indica come è nato un'unione, un popolo, con un atto di forza. In tante parti del mondo e dell'Italia ci sono ancora certe situazioni in cui, diciamo che sono arcaiche, e che non sono molto migliori di questo, diciamo, di questa postmodernità in cui viviamo, non sono migliori, per cui la società è abbastanza, cioè assolutamente molto migliore. Ti ringraziamo, ho partecipato, si è spostato per la mia età.